Ragazzi, buongiorno a tutti. Ci troviamo di fronte ad una lapide che vuole ricordare i nostri caduti durante il primo conflitto mondiale, quindi qui parliamo di grande guerra. Questa lapide è stata realizzata negli anni 20 dal preside Francesco Milani. E qui questa mattina abbiamo le nipoti, abbiamo le discendenti del preside Francesco Milani. Lui voleva molto bene ai suoi studenti, tanto che questi partirono per la grande guerra. Io sto parlando di ragazzi un po' più grandicelli di voi. Purtroppo loro al primo assalto con la baionetta vennero fermati da un colpo di shrapnel, sarebbe un proiettile austriaco. E quindi questi ragazzi non tornarono a casa. Una volta questa lapide si trovava lungo Corso Trento e Trieste, cioè al centro di Lanciano. Poi, perché lì c'era, dove sta adesso il Palazzo degli Studi, lì c'era il liceo. Poi il liceo è stato spostato qui a Via del Mare e si è pensato anche di portare qui la lapide. E chiudo. Cominciamo a guardare la storia non dalla parte dei vivi, ma dalla parte dei morti, di quelli che non chiedono nulla, che non hanno rendiconti da fare a nessuno e che non assumono più posizioni. Sono gli umili, sono gli appartenenti al popolo. Prego sindaco, se vuole fare un saluto. Sì, sarò veramente brevissimo perché molti non hanno nome. Infatti sbagliate, non mi sembra neanche corretto. Io saluto i dirigenti scolastici, ringrazio l'amico Salvitti per aver voluto questo momento. Io sono stato allievo del liceo classico come voi, però non sono Matusalemme, ma lo nella parte per il corso. Questa aveva una valenza quando stava al corso perché chiaramente era molto più visibile. Oggi qui è uno spazio molto ampio, ma non è molto visibile. Ringrazio naturalmente le reti del professor Milani, la dirigente scolastica, il professor tutti quanti per aver voluto questo momento perché siamo il 4 novembre, è stato ieri abbiamo ricordato in piazza sacrificio di tanti ragazzi, infatti sono anche ragazzi richiamati giovani della seconda guerra mondiale. Sì, c'è una lapide apposta. C'è quella bellissima dedica in latino, che sapete tradurre tutti quanti perché fate il liceo classico, lo faccio io. Dobbiamo ricordare il sacrificio di quei giovani dell'epoca che con il senso del dovere per la loro patria si sono sacrificati nel 1918. Abbiamo ricordato anche il Milite Ignoto, perché quest'anno è il 100 anni del Milite Ignoto, e questo bellissimo ricordo fatto a Lanciano, su Piazza della Vittoria, di alle Rimembranze. Dovete sapere perché questo ci tiene tanto a dire, perché a Lanciano esisteva Piazza della Vittoria, di alle Rimembranze, e via Fiume, via Zara, con tutte le case popolari che stanno lì. Si vogliono ricordare i ragazzi che erano morti nella prima guerra mondiale. E siccome all'epoca avevamo anche degli amministratori molto intelligenti, via le Rimembranze furono messe dei batteri. C'era un motivo, perché nell'amministrazione le cose non vengono mai fatte a caso, di solito dovrebbe essere così. I batteri sono richiamati in una bellissima poesia di Ungaretti, che conoscete sicuramente, dove lui, protagonista della prima guerra mondiale, vedeva tanti giovani cadere intorno a lui. Lui salvò la vita casualmente. E Ungaretti disse che i ragazzi, in questa poesia, diceva che i ragazzi intorno a lui cadevano come le foglie dei platani in autunno. Per questo gli amministratori dell'epoca misero i platani in quel viale rimembrante. Questi sono cose che i giovani dovrebbero sapere, perché
nulla accade per caso. Se oggi siamo qui liberamente tutti quanti a poter rendere omaggio alle persone cadute, perché queste persone, quei ragazzi si sono sacrificati per la nostra libertà. Se il professor Milani ha voluto questo ricordo, è perché questo deve essere un ricordo indelebile che non si potrà mai cancellare. Oggi viviamo in libertà, ma se non fossero morti quei ragazzi, purtroppo, non staremmo qui in libertà. E fino a quando ci sarà un soldato a tutelare il milite ignoto a Roma, non correremo rischi, la nostra libertà non è messa a repentaglio. Per cui adesso mi fermo, perché sennò si bagnano troppi ragazzi. Io ringrazio dell'invito, naturalmente vi auguro a voi il migliore risultato e il miglior successo nella vostra attività. Grazie. Grazie al dirigente scolastico, ai docenti e a voi tutti i ragazzi. Speriamo che il prossimo anno si possa fare le cose in maniera diversa. Anche noi del nonno Francesco Milano ci associamo, ringraziamo tutti, perché il ricordo di nostro nonno, nonostante sia passato tanto tempo, rimane, e penso che da lassù vi consideri ancora suoi alunni. Ricordiamo che la prima guerra mondiale ci ha resi veramente uniti come italiani, non è soltanto il risorgimento ma anche la prima guerra mondiale, perché lì stavano insieme a combattere insieme quelli del nord e quelli del sud, al di là di qualunque separazione o distinzione di appartenenza a varie regioni. Quindi vi ringraziamo tantissimo a nome anche dei nostri cugini che non sono potuti venire e stanno in Alta Italia. Grazie, un abbraccio a tutti i ragazzi, che siete il nostro futuro. Grazie di nuovo.